Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi invita all'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro. Ben ritrovati all'ascolto di Tutto lo Stadio, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione col Centro di Coordinamento degli Spal Club. Oggi sono con noi Gerardo Gerry Carpentiero, che fa le veci della Presidente Valentina Ferozzi, e come sempre abbiamo con noi anche Franco Pivanti. Oggi siamo a parlare purtroppo di una sconfitta della Spal, che è andata in una trasferta insidiosa, va detto, di un Perugia che viaggia a gonfie vele perché è terzo in classifica, ma non solo, arrivava anche da due vittorie importanti. Quindi una squadra sicuramente in fiducia, che non aveva a disposizione tutti i suoi effettivi perché c'era qualche infortunio e qualcuno che non era scendere in campo. Infatti la Spal ha un po' approfittato, se vogliamo, di questa difficoltà del Perugia ed è riuscita a colpire dopo 5 minuti con un bel colpo di testa di Peda. La Spal è riuscita a tenere molto bene la partita per tutto il primo tempo, ma all'inizio del secondo c'è stato un cambio, anzi o meglio tre cambi, sono entrati in campo appunto alcuni di quei giocatori che fanno la differenza nel Perugia e la partita è cambiata completamente. Al 60esimo il Perugia pareggia e nel giro di 12 minuti va in vantaggio e segna il 2-1 e quindi il 3-1. A quel punto la Spal ha avuto una timida reazione, non è bastato quanto hanno provato a fare i giocatori biancazzurri, dopodiché anche mister Colucci ha fatto i suoi cambi, ma alla fine il risultato della partita non è cambiato, anzi negli ultimi minuti c'è stato anche un palo da parte del Perugia che avrebbe fatto finire ancora peggio il risultato della partita per la Spal. Purtroppo da questa partita è emerso sicuramente che la fragilità dal punto di vista psicologico della Spal è ancora molto forte. Il lavoro fatto da mister Colucci per cercare di ridare fiducia a questa compagine si è sgretolato fondamentalmente sul pareggio del Perugia, e quindi questa è una cosa che ha pesato notevolmente nelle partite precedenti, ma se non si sistema peserà ulteriormente su queste partite. Trasferta molto amara, Franco era fra i presenti, qual è il tuo punto di vista su questa prestazione della Spal? Nel primo tempo abbiamo giocato veramente bene, perché a parte il gol abbiamo tenuto bene il campo, tranne gli ultimi 10 minuti che il Perugia cominciava a metterci in area, però fino al 20esimo, 25esimo c'è stato giusto, forse era anche un 2-0, perché dopo il gol di Peda, che ormai è diventato il capocannoniere della squadra, ha fatto già 3 gol, tutti da calcio d'angolo, però su una palla rubata da Antenuccio al loro difensore centrale il nostro attaccante si è presentato solo davanti al portiere, ha voluto tirare sull'uscita del portiere piano sulla sinistra, ma la palla è uscita, bastava dargli una botta, ma purtroppo Antenucci ormai comincia ad avere anche i suoi anni. Poi anche la disperazione di Antenucci sul campo ha fatto dispiacere, perché si è veramente rimasto, l'ha cacciato per terra, veramente mi ha fatto un po' dispiacere vederlo così. Poi nel secondo tempo invece il nuovo allenatore del Perugia, che ha 33 anni, da quando ha preso in mano il Perugia ha perso la prima partita col Cesena, che si può perdere, poi ne ha vinte 2 di fila, con questa la terza, e ha fatto i 3 cambi che hanno cambiato la partita, perché ha messo dentro il vecchio Marpione come Lisi, Mezzoni che è un ala destra che Tripaldelli non è mai riuscito a fermare, e Seghetti dall'altra parte, che è un giovane primavera del Perugia, però è stato il migliore in campo. Quando è entrato lui non sono stati capaci di fermarlo, e alla fine dai che ti dai, Lisi su un errorino anche di Bruscagin, che ha sbagliato il rinvio, ha trovato il gol alla Del Piero, che è imparabile, veramente un bel gol, niente da fare. E poi dopo qualche minuto su una palla vagante in area alta, il solito nostro portiere, che lo chiamano tutti ormai Del Papero, e non è una battuta, ieri veramente era il suo nome, ha fatto l'ennesimo errore, è uscito a vuoto e sulla palla poi si è avventato Paz, che ha fatto il gol. E poi dopo Colucci
ha cambiato i tre giocatori, ma ormai i buoi erano scappati dalla stalla, perché il Perugia dopo 2 minuti ci ha pure fatto il terzo su un altro errore del portiere che è uscito vuoto sul corner, e così la partita è finita. Purtroppo non abbiamo neanche potuto giudicare i nuovi, né Zilli né Buche né Dalmonte, perché non ho visto niente di diverso da prima. C'è stata un po' una piccola reazione, un colpo di testa, niente di più, e così si torna a casa con le pive nel sacco. Jerry Carpentiero, come ti è sembrata la Spal in questa partita? Ma io il primo tempo sinceramente mi ero anche un po' rianimato, nel senso che ero abbastanza fiducioso, vedevo la Spal che teneva bene la palla, giro palla non veloce, però il Perugia non ci aveva mai impensierito nel primo tempo. Abbiamo trovato quel gol subito dopo 5 minuti da palla inattiva, però ci sta bene, insomma va bene che così, i nostri gol del resto sono tutti da palla inattive, non abbiamo mai una profondità, quindi non possiamo aspettarci di più per il momento, speriamo che nel proseguo possa cambiare qualcosa. Ecco, ieri effettivamente abbiamo sempre criticato Rabbi, che non è forse adatto per la spalla, per la categoria, però ieri è mancato un uomo che andasse in profondità. Rabbi, con tutti i limiti e difetti che possa avere, ieri io ho notato la sua mancanza, perché è l'unico che si propone che in avanti e prende palla e va verso la porta, poi magari non fa il gol, non segna, però si propone. Ieri ecco, la spalla è mancato questo, davanti io non ho visto proprio niente, mai una profondità. Il gol che è venuto secondo me è proprio regalo del Perugia, perché Peda era liberissimo di fare gol, avrei fatto gol anche io al suo posto in quella posizione, però va bene, il gol il primo tempo era meritato, anzi come diceva appunto prima anche Franco, si poteva anche andare sul 2-0 e la partita probabilmente prendeva un'altra direzione. Però ecco, ripeto, il primo tempo a me non è dispiaciuto, sarà anche perché il Perugia forse non era ancora sceso in campo. Il secondo tempo il Perugia è sceso in campo, ha giocato un quarto d'ora la squadra delle categorie, e in un quarto d'ora ha fatto quello che doveva fare, prendere 3 gol in un quarto d'ora. Sinceramente, mettiamoci qualche errore di troppo, non faccio noi, perché ormai li abbiamo già fatti tutti, sappiamo insomma quali sono i nostri pregi e i nostri difetti, errori individuali anche pacchiani se vogliamo, che tutti abbiamo visto. Il Perugia ha poi meritatamente portato a casa la partita con un quarto d'ora di pressing, ci ha schiacciato in aria, e cosa devo dire, mi rimane molto di amaro in bocca, perché ero fiducioso, speravo che con i nuovi acquisti, probabilmente questi acquisti non sono ancora pronti, non so perché il allenatore li ha messi in campo così tardivamente, mentre il Perugia li ha messi su inizio ripresa, non lo so, io non conosco le condizioni fisiche, ma probabilmente o sono ancora dietro alla preparazione, non lo so neanche cosa dire. In ogni caso la partita poi è andata verso la conclusione, alla fine sul 3-1 ho visto la squadra reattiva, ma non c'era più niente da fare ormai, e comunque mai un tiro in porta, il loro portiere non ha fatto una parata. Sì, però c'è da dire che i tre che ha messo sul Perugia non sono tre giocatori che non giocavano mai, sono i tre titolari. Lui ha fatto una mossa studiata, secondo me. Cioè, nel secondo tempo ha messo tre titolari, lui non ha messo i tre riserve. L'hai detto. E quindi vuol dire che loro hanno una bella rosa rispetto alla nostra, secondo me. Sì, da un punto di vista della rosa sappiamo come è messa la rosa della Spal, insomma, ci sono ancora tanti giocatori infortunati, Arenas, Ilgardi, insomma, sappiamo com'è la situazione della Spal, non è certo delle migliori. Ci auguriamo tutti, naturalmente, che con il rientro di questi giocatori, con l'arrivo magari di un portiere che dia garanzie e fiducia maggiore alla difesa di quelli che abbiamo attualmente, si possa comunque, come si dice, scalare una marcia e cominciare a risalire la classifica. Sentiamo Mister Colucci alla fine della partita, ai microfoni di Lorenzo Marchetti dell'ufficio stampa della Spal, sentiremo anche cosa ha dichiarato Riccardo Collodel e il minuto spallino di Alessandro Landin, direttore responsabile dello spallino.com. Dopodiché rientreremo in studio e con Franco daremo un'occhiata a qual è la situazione attuale della classifica della Spal. Con mister Leonardo Colucci nel post gara di Perugia Spal. Mister, quest'oggi forse come non mai una partita dai due volti, un primo tempo molto positivo da parte dei biancazzurri, e invece nella ripresa cosa non ha funzionato secondo lei? Ha detto bene, dai due volti, che primo tempo la squadra ha fatto una partita importante, siamo andati vicino al secondo gol in 3-4 occasioni. Nel secondo tempo ci sono stati 10-12 minuti di blackout, che martedì alla ripresa parlerò con i ragazzi, il perché e il per come è inspiegabile, perché una squadra fino a quel momento teneva bene il campo. Dopo aver preso poi il secondo gol ci siamo allungati e Perugia poi nelle ripartenze ci ha messo in difficoltà. Mi dispiace, perché comunque la squadra è stata approcciata bene la partita, con mentalità, con organizzazione, e poi quei 10 minuti, come ti ho appena detto, ci hanno tagliato le gambe.
in sede di presentazione della partita Lelo aveva detto sarà importante non slegarci, non prestare il fianco al Perugia, perché è una squadra che se gli presti il fianco può fare male. Nel primo tempo la squadra ha assolto benissimo i compiti che gli erano stati dati, ha sfiorato anche in più occasioni il raddoppio, poi forse è stato proprio questo fattore, il fatto che la squadra sia un po' allungata, a risultare decisivo. Perché abbiamo sbagliato tecnicamente in certe situazioni, ne abbiamo palleggiato poco, qualche errore troppo, poi il Perugia ha giocatori di qualità, vedendo anche il primo gol, una giocata importante, quindi lì va analizzata la partita, però come ti ripeto, vorrei parlare con i ragazzi martedì e sentire anche la loro opinione. Allora, hai ricevuto dei bei regali durante le feste? Sì, ma il meglio deve ancora arrivare. Anno nuovo, nuova ispirazione. A gennaio Kia abbatte i tassi su tutta la gamma crossover. Scopri la soluzione più adatta a te. Offerta valida fino al 31 gennaio 2024. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni su kia.com. Salvo approvazione Kia Finance. Kia. Movement that inspires. Reali Auto, concessionaria per Ferrara, in via Maiocchi Plattis 10, telefono 0532 60 372. Amici o parenti in arrivo? Consiglia loro Casa Sibilla. Casa Sibilla è un appartamento accogliente e luminoso nel cuore del centro storico di Ferrara, in una zona comoda, verde e tranquilla, con posto auto riservato. È dotato di wifi, tv con Netflix, aria condizionata, lavatrice, ferro da stiro, lenzuola, asciugamani, macchina da caffè e tutto l'occorrente per cucinare. Casa Sibilla, il grande comfort e la massima indipendenza nel cuore del centro storico di Ferrara. Casa Sibilla è su Booking e Facebook. Info su casasibillaferrara@gmail.com. Cena o pranzo in famiglia o con gli amici? Allora si va alle Querce! Perché le Querce accontentano tutti, con gli squisiti piatti di carne o pesce, o con le pizze tradizionali, o la fantastica pizza al metro con tanti gusti a piacere. Alle Querce è tutto fatto in casa e curato con la massima attenzione, per offrirti il meglio nel massimo comfort. Si va alle Querce e siamo tutti contenti. A Ferrara, in via Gramicia 41, di fronte al campo da golf. Per prenotare 0532 750 053. Tranne il martedì. Stanco di tariffe luce e gas che non mantengono le promesse? Affidati ad un team di esperti subito pronti a consigliarti la migliore offerta sul mercato. Chiama il numero 379 1091 910. I nostri consulenti ti sapranno consigliare la migliore soluzione per il tuo maggior risparmio. Cosa aspetti? Dai nuova vita ai tuoi consumi. Riparti con New Energy Luce e Gas. Chiama senza impegno e cita il codice 105. Per te uno speciale omaggio di grande utilità. Per i nostri lavori in casa abbiamo un alleato affidabile e garantito. È Ferramenta Buini, dove troviamo ottimi consigli e tutto il necessario per i lavori di riparazione e manutenzione della nostra casa. Ferramenta Buini, inoltre, realizza e ripara zanzariere, tapparelle e veneziane. Chiedi un preventivo senza impegno. Ferramenta Buini è a Ferrara in via Porta Catena 45 e sul web ferramentabuini.it. E per la tua scorta di legna da ardere e pellet, vieni subito e troverai la migliore qualità al prezzo migliore. Riusciresti a leggere un cartello stradale seduto nel tuo ufficio? Saresti in grado di seguire i social o navigare sul web guidando la tua auto? Potresti leggere un giornale mentre cucini? La radio arriva! Per la tua pubblicità su Radio Dolce Vita 0532 188 1858. Insieme a Riccardo Collodel nel post gara di Perugia Spal. Riccardo, quest'oggi una Spal che nel primo tempo sembrava assolutamente solida, in controllo della partita dopo aver sbloccato il risultato appena al quinto minuto. Nel secondo tempo un blackout che è risultato decisivo. Che lettura dai tu che eri in campo? Difficile da commentare, credo sicuramente nel secondo tempo siamo stati un po' imprecisi, questo ci ha portato ad abbassarci, dando a loro un po' più di occasioni, di possibilità di farci male, e poi è girato un episodio e hanno trovato il gol del pareggio. Lì forse noi dovevamo essere più bravi, perché comunque può capitare, dobbiamo essere più bravi a reagire, insomma, a non farci buttare giù, perché poi vengono fuori dei brutti secondi tempi come quello che abbiamo fatto stasera. Insomma, dobbiamo fare di più, fare meglio, sì. Lo hai detto tu, è necessario fare di più, fare meglio. Si torna subito al lavoro martedì. Immagino che questa sconfitta di oggi sia anche un motivo di ulteriore volontà di riscatto nel prossimo impegno. No, assolutamente, anche perché insomma dobbiamo assolutamente concentrarci per la prossima partita.
correggere le cose che non sono andate, riguardare anche quelle che magari abbiamo fatto bene, perché comunque il primo tempo secondo me abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara e siamo stati in partita, concentrati, potevamo andare anche insomma raddoppiare dando un indirizzo diverso alla partita e non è successo e ci concentriamo sicuramente per la prossima partita. Minuto Spallino, il punto di vista di Alessandro Orlandin. Il tracollo della SPAL nel secondo tempo di Perugia ci ha dimostrato che la fiducia lungamente e faticosamente costruita con i 7 risultati utili consecutivi aveva una consistenza abbastanza fragile. È bastato che il Perugia rimediasse a un primo tempo sotto gli standard con 3 cambi per ribaltare completamente una partita e mettere a nudo alcune lacune che sono ormai croniche di questa squadra. In primis quella dei ricambi in difesa, che sono di qualità scadente. Però c'è anche un altro neo, perché una squadra che ha acquisito un'identità non può crollare in quel modo, né un allenatore può farsi sorprendere da un collega rimediando troppo tardivamente con le sostituzioni. Colucci in sala stampa ha respinto questa tesi, però doveva farlo come una difesa d'ufficio, perché non ci sono molte altre spiegazioni a un andamento direi quasi inaspettato come quello che abbiamo visto al Curi, e adesso bisognerà vedere se ci sarà una reazione e soprattutto quanto malconci si arriva all'appuntamento con la Juventus Next Gen. Vuoi imparare l'inglese? Da My English School troverai il corso di inglese che fa per te e i risultati dureranno nel tempo. My English School in via Porta Romana 59 a Ferrara ti ha offerto Minuto Spallino, il punto di vista di Alessandro Orlandin. Franco, diamo un'occhiata alla classifica della SPAL che si ritrova ulteriormente in zona play-out. Si allontana tra l'altro il primo posto disponibile alla salvezza. Sì, perché ieri hanno fatto tutti i punti, tranne le ultime tre, che siamo noi, l'Olbia e la Fermana. L'Olbia poi giocava a Sassari, quindi ha perso solo 1-0 tra l'altro. Mentre più grave è stata la sconfitta interna della Fermana col Gubbio per 2-0. La Fermana sembrava un po' in ripresa, ma dopo il 4-0 che ha peccato domenica, che più il 2-0 di oggi, diciamo che è tornata in crisi. La SPAL, se non altro, ha ben 7 punti di vantaggio sull'ultima, che è retrocessione diretta, almeno quello. Mentre purtroppo stanno fuggendo pian pianino tutte le altre, perché l'Ancona, che sembrava un po' in difficoltà, ha vinto a Pineto. La Juventus Under 23 ha pareggiato col Rimini, la Vispesero ha pareggiato con la Carrarese, il Sesti Levante ha pareggiato con l'Entella e la Lucchese ha vinto con la Recanatese, che è l'unica squadra delle squadre di basket civile che ha perso. E infatti la Recanatese, che fino a 10 giornate fa era addirittura nelle prime zona di playoff, adesso è in quint'ultimo posto assieme a Vispesero e Recanati, che hanno 3 punti di più della SPAL. 3 punti sono i punti che la SPAL deve rimontare per essere in zona salvezza, mentre la zona playoff, se vogliamo più guardare che quella, è già a 7 punti. Quindi cominciano ad essere già 3 punti e la partita del prossimo turno, dove incontreremo la Juventus Next Generation, diventa fondamentale, perché vincendo la raggiungeremo a 24 punti e raggiungeremo anche qualche altra squadra, e magari vincendo la prossima partita potremo anche essere fuori dalla zona della retrocessione. È incredibile, ma è così, eh? Però se non dovessimo fare il risultato pieno, addirittura dovessimo perdere, la cosa diventerebbe drammatica, e quindi domenica sera dobbiamo assolutamente fare i 3 punti con i giovani della Juventus Under 23, che poi non sono tutti giovani, perché nella loro squadra ci sono anche Guerra, centravanti ex della Feral Pisalò, che ha 34 anni, e Iocolano, vecchia volpe della Serie B. Aspettiamo fiduciosi questo incontro, aspettiamo i nuovi acquisti che si amalgameranno di più nella squadra, e vedremo anche se Colucci rimarrà al timone, perché quasi tutti i tifosi lo hanno criticato tantissimo per la sconfitta di Perugia, quindi non so se la società prenderà i provvedimenti, anche perché ormai dopo quasi metà girone d'andata che ha fatto, non è che abbia vinto tante partite, se vediamo bene. Quindi secondo me la posizione di Colucci comincia a essere in difficoltà, e se non dovessimo battere la Juventus penso che la società prenderà provvedimenti. Sì, la partita prossima sarà sicuramente un momento topico in questo campionato della SPAL, vittoria che deve essere assolutamente raggiunta per evitare, appunto, come dicevi Franco, di sprofondare ulteriormente. Cosa possiamo guardare di positivo in questo contesto e su cosa possiamo sperare perché questa squadra finalmente dimostri di essere una squadra degna di una salvezza diretta, ma addirittura anche, come era stata presentata all'inizio del campionato, di cercare di centrare a questo punto almeno in playoff?
Ma la domanda è abbastanza complessa. Cosa possiamo sperare? È facile rispondere. Quantomeno una salvezza diretta senza passare attraverso, diciamo, il play-out. Ovvio, tutti ce lo auguriamo e vivamente lo speriamo. E l'ultimo posto non voglio neanche pensarci, sinceramente non ci penso neanche. Qualcuno ancora pensava, ma potremmo rientrare in zona play-off. Obiettivamente mi sembra un sogno che è campato in aria, sarebbe bellissima, ma è proprio una chimera, quindi è meglio lasciar perdere e stare coi piedi per terra e pensare giorno per giorno e pensare a salvarci, perché quest'anno effettivamente dobbiamo pensare a salvarci e mantenere la categoria, che non è che sia una categoria, per l'amor di Dio, non è la Serie B, la Serie A è comunque una categoria che ci permette ancora di stare nei professionisti, perché la retrocessione sarebbe veramente devastante sotto tutti gli aspetti sportivi, economici, di amore verso la squadra. Veramente a livello personale mi sento molto amareggiato, perché specialmente da quello che ho letto, anche il direttore sportivo Fusco in dicembre diceva ma non abbiamo problemi di budget, faremo gli acquisti che ci servono. Va bene, gli acquisti li abbiamo fatti, ma continuiamo a comprare giocatori svincolati che non hanno giocato perché hanno infortuni. Noi dobbiamo partire per ricercare i nostri obiettivi, che erano quelli di una salvezza tranquilla. Il mio punto di vista personale, per l'amor del cielo, dobbiamo acquistare due o tre giocatori già importanti, già pronti, anche di categoria superiore, se vogliamo effettivamente puntare a una salvezza. Con questa squadra che è ancora in cantiere e il tempo stringe, io effettivamente sono un po' preoccupato. Io spero molto negli infortunati che si riprendano, tipo Dal Monte, che non abbia qualche ricaduta, perché sulla fascia non abbiamo nessuno, che abbiamo comprato questo giocatore Zilli, che a Cosenza ha fatto qualche sporadica apparizione, l'abbiamo comprato perché deve fare la torre, ma se ieri ha giocato un quarto d'ora, per l'amor del cielo, ma se non gli arrivano poi le palle alte, che torre deve fare? Fa la torre pendente? Però va detto, Gerry, che è difficile sul mercato di gennaio trovare giocatori di prima fascia, e non è solo una questione di soldi, è anche una questione di scelta degli stessi giocatori. Abbiamo sentito che si parlava di Lamantia, che pur essendo della SPAL sembra che non abbia una grandissima intenzione di tornare a Ferrara, questo anche per come se n'è andato, insomma se n'è andato, se vogliamo, non certo tra gli applausi dei tifosi. Però dicevo, è difficile trovare i giocatori di prima fascia, perché sicuramente hanno offerte molto migliori in Serie C, qualcuno ha offerte anche in Serie B, e prima di venire a Ferrara in una squadra che ha dimostrato poco carattere, questo va detto, e anche grossa difficoltà a salvarsi quest'anno, insomma non è solo una questione di soldi, alla fine è proprio una questione anche di scelte dei giocatori che guardano la loro carriera e quindi ovviamente cercano di andare dove hanno più possibilità di esprimersi al meglio. Franco, secondo te su cosa possiamo sperare perché questa SPAL possa cambiare marcia, oltre al fatto, come diceva Gerry, naturalmente che rientrino questi giocatori infortunati e che ci sia un ulteriore, perché il mercato non è finito, un ulteriore paio almeno di rinforzi in arrivo dal mercato? Allora, prima cosa, sul mercato bisogna prendere un portiere, secondo me, perché adesso abbiamo bruciato di nuovo Del Favaro, che proprio è impresentabile, e Alfonso non è in condizioni fisiche ottimali perché ha un problema al gomito. Per un portiere il problema al gomito è una delle cose più importanti del braccio. Quindi diciamo che dobbiamo prendere un portiere, perché abbiamo preso sì questo rientro, e tra l'altro è anche un ferrarese, Galeotti, però non l'abbiamo mai visto, io non posso neanche giudicarlo. Quindi, e poi ci sarebbe anche Meneghetti, il terzo portiere, che non è mai sceso in campo. Comunque per me un portiere di esperienza si può prendere. Si parlava di Donnarumma, che gioca nel Padova da tre anni, anche, ed è uno dei migliori secondo me della Serie C, almeno delle prestazioni, anche perché il Padova ha preso pochissimi gol, quindi vuol dire che è un bravo portiere. Però non so, adesso dopo lì c'è una questione di procuratori, vediamo. E quindi però un portiere ci vuole, poi ci vorrebbe anche un attaccante, diciamo, tosto. Ci vorrebbe un Lamantia dei primi giorni dell'anno scorso, che aveva cominciato così bene. Se fosse stato sempre così, ci vorrebbe più un Lamantia così, perché Zilli non è assolutamente un giocatore tipo Lamantia, è una gazzella, è agile, sarà bravo di testa, questo non lo metto in dubbio, perché è alto, le palle alte se gliele danno bene magari le fa. E poi ci vuole anche uno che sappia fare crossare, ma abbiamo Dal Monte, che secondo me è bravo e purtroppo è stato così fermo da così tanto tempo. Quindi insomma, imprescindibilmente direi un portiere al primo posto e un attaccante di peso al secondo posto, e ci vorrebbe anche un centrocampista, un tipo Schiattarella, ci manca qualcuno che abbia una personalità che interrompe la trama avversaria e riparte con la
lanci ben fatti, diciamo, e che abbia anche una personalità di dirigere la squadra, anche se magari adesso con Buchel, che non l'abbiamo ancora visto, potrebbe essere lui l'uomo ad hoc, perché nei 10 minuti che ha giocato a Perugia ho visto che è abbastanza leader come giocatore, aveva già preso in mano un po' la situazione, e quindi aspettiamo con fiducia Buchel. La fiducia dobbiamo riporla in questa squadra, che non abbiamo, se vogliamo, ancora visto nella completezza delle sue potenzialità a causa degli infortuni, appunto, e di tutte le varie situazioni che sono successe. La prossima partita, come abbiamo detto, con la Juve Next Gen sarà la cartina di tornasole per capire se questa squadra, anche con i nuovi inserimenti, potrà funzionare e potrà aspirare a qualcosa di meglio che giocarsi la non retrocessione all'interno dei playout. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Franco Pivati e Gerardo Carpentiero per quanto ci hanno detto, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Tutto lo Stadio, quando parleremo appunto di questa cruciale partita contro la Juve Next Gen. E a tutti i nostri tifosi sempre forza SPAL. Sempre, sempre, ovunque e comunque, forza SPAL. Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi ha offerto l'ascolto di... Lo Stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro.